Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi parliamo di una novità asciugosa che è appena arrivata da qualche ora a questa parte su Clash Royale. Lo vedete di là, lo vedete alle mie spalle ragazzi, schermata principale di Clash Royale, e come vedete ragazzi, se andiamo a vedere nei bottoni in basso, l'ultimo a destra è stato modificato. Non c'è più l'alloro con il punto di domanda al suo interno, ma c'è il simbolo della Draft Challenge, un simbolo che conosciamo benissimo, un simbolo che ci porta a tanti ricordi. E se andiamo a cliccarci ragazzi, boom! Evento speciale dedicato ad Halloween da parte di Supercell per noi giocatori di Clash Royale. Abbiamo la sfida strategica di Halloween ragazzi. Già dall'immagine vediamo una roba che finalmente non si vedeva l'ora di vedere ragazzi. Tada! Con la sfida strategica di Halloween avremo realmente la possibilità di sbloccare l'ultima carta del vecchio aggiornamento di Clash Royale, il barile d'ossa ragazzi. Andiamo! Non ce la fa vedere. No è possibile, no è possibile. Pensavo che potessimo vedere il barilozzo d'ossa. Oh mio Dio! Come potete vedere ragazzi, abbiamo una serie di step tutti a tema halloweeniano. E intanto vi ricordo, lo sapete meglio di me, che la sfida strategica draft, 4 carte le abbiamo noi e ce le scegliamo, 4 carte ce le dà il nostro avversario e ovviamente viceversa per lui. Come vedete ragazzi, molto molto lunga la serie di premi che ci verranno dati. Con una vittoria 50 scheletrini, con 2 abbiamo un'orda di scheletri, con 3 vittorie le guardie, per poi passare a una carta rara, o meglio a 10 carte rare, con 4 vittorie 10 torre bombardiere, una strega per le 5 vittorie, di nuovo carte rare, sono 10 lapidi se dovessimo riuscire a raggiungere questo traguardo, uno scheletro gigante con 7 vittorie, attenzione, una mongolfiera con 8 vittorie, e credo che alla fine ragazzi la sorpresa sarà veramente grande quando potremo ottenere 100 barili volanti arrivando a 9 vittorie. Per chi ragazzi non lo sapesse, il barile volante è una truppa che già dal suo nome si capisce essere aerea, rilascia appunto, ci sono dei palloncini, no? Quando viene colpita scoppiano in sequenza questi palloncini e poi viene rilasciato un barile che al suo interno ha degli scheletrini. Vorrei darvi delle informazioni migliori sulla carta, però purtroppo ancora non ci viene mostrato nulla di interessante. Quindi ragazzi, torniamo sulla sfida e come vediamo, guardate che meraviglia, 100 carte barile d'ossa non appena raggiungeremo le 9 partite vinte. Beh ragazzi, Supercell si prospetta interessante anche per domani 31 ottobre. Spero che tutti voi riusciate a portarvi a casa con un bel anticipo l'ultima carta dell'aggiornamento, e vorrei sapere qui sotto nei commenti come vi state trovando ad usarla e con che carte la usate. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo allora che domani ad Halloween faremo anche, oltre a tutto il materiale pronto sul canale per voi, una sessione speciale dedicata a Clash Royale con la sfida strategica di Halloween. Vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, e noi ci vediamo domani. Ciao!